Ci sono alcuni errori che molte persone commettono quando arredano la propria casa. In questo video ti mostrerò i 5 errori più comuni, o come li definisco io, orrori, e ovviamente i loro rimedi. Ciao, bentrovato nel mio canale. Sono Mattia, interior designer e appassionato di design della casa. Se vuoi conoscere il mio metodo di progettazione e i miei consigli per imparare a progettare casa tua come un interior designer, allora iscriviti a questo canale e non perderti i nuovi video. Ogni settimana ti regalerò un nuovo contenuto che ti sarà utile per imparare a progettare la tua casa dei sogni. Oggi parliamo di errori di design e prima di iniziare ti invito a scrivere nei commenti qui sotto quali sono gli errori che hai commesso a casa tua. È il momento di tirar fuori la verità. Non importa quanti errori si facciano, tutti li commettiamo. Ciò che conta è saperli risolvere nel modo giusto. Quante volte si vedono tende troppo corte o sistemate nel modo sbagliato? Un occhio inesperto davanti ad una tenda sbagliata può non coglierne il motivo, ma percepisce che qualcosa non è armonico. Ci sono infatti diverse possibilità di sbagliare quando si sceglie una tenda o la si posiziona, ma da oggi sarai in grado di riconoscere gli errori ed evitarli. Segui questi consigli. Accentua le finestre scegliendo delle tende alte. Le tue stanze sembreranno più grandi se le tende saranno posizionate vicino al soffitto e scenderanno fino a terra. C'è una regola da seguire quando si posiziona una tenda sulla parete, o meglio, quando si posiziona il suo bastone. Anche il bastone o il binario che sostiene la tenda deve avere la misura giusta. Per capire quale sia, si deve considerare che quando la tenda è aperta, deve rivelare tutta l'ampiezza della finestra giungendo fino al bordo di questa, senza rivelarne però il muro. Anche quando le tende sono chiuse, ci dovrebbero sempre essere comunque delle pieghe e la tenda stessa non deve risultare troppo piatta. Per farlo, considera che la larghezza del tessuto dovrebbe essere sempre triplo rispetto alla larghezza della finestra. La gente tende ad appendere quadri o elementi d'arredo alla parete troppo in alto. Questi andrebbero invece sempre sistemati all'altezza degli occhi, in modo da apprezzarne facilmente la bellezza artistica del soggetto. I seguenti esempi ti saranno d'aiuto per capire meglio cosa intendo. Vorresti appendere più quadri, ma non sei sicuro dell'effetto che potrebbe risultarne o della loro posizione? C'è un trucco molto semplice. Ritaglia le sagome dei quadri sulla carta e con del nastro adesivo prova a disporli in diverse posizioni. E ricorda che il centro della composizione dovrebbe essere sempre all'altezza dello sguardo. Ogni dettaglio conta nell'interior design ed è decisamente da evitare la scelta di lasciare cavi a vista che attraversano un muro o altre superfici. È importante perciò nasconderli, soprattutto quelli della TV. L'ideale sarebbe progettare le prese elettriche nel posto giusto, ma se ciò non fosse possibile e i cavi dovessero per forza fare un percorso esposto, allora opta per nasconderli con delle canaline. Sono facili da applicare e l'effetto cambierà immediatamente. Ti consiglio poi di dipingere le canaline dello stesso colore del muro per nasconderle ancora di più. Il tappeto è fondamentale per definire il limite dei mobili ed è perciò importante che abbia la misura corretta. Per capire quale sia, bisogna considerare i mobili e la loro dimensione nella loro posizione nella stanza. Tutti i mobili dovrebbero rientrare all'interno del tappeto o perlomeno la parte frontale di essi. Vediamo insieme qualche layout corretto e scorretto per capire meglio.
Un altro errore comune è quello di avere una sola fonte luminosa all'interno delle nostre stanze. Ricorda, la luce è sempre l'elemento più importante nell'interior design e questo è un aspetto che la gente spesso dimentica. Avere una sola luce nella tua stanza probabilmente ridurrà l'oscurità, ma da sola non è sufficiente per conferire all'ambiente l'atmosfera di cui ha bisogno. Una sola luce non è infatti in grado di creare i giusti contrasti, di definire le forme e di rendere vivi i colori. Per correggere questo errore basterà prevedere più luci e lavorare su livelli diversi. Possiamo utilizzare delle luci diffuse per un'illuminazione generica nell'ambiente, luci d'accento per concentrare l'attenzione in punti specifici e luci funzionali per le attività che si svolgono in casa, come cucinare, leggere, scrivere o studiare. Una buona illuminazione per una vita confortevole all'interno di casa prevede un buon equilibrio e una combinazione di queste tre tipologie di luce. Se vuoi saperne di più sulle luci e avere un approfondimento sulla luce giusta per la tua casa, guarda il video che ho pubblicato sull'argomento. Sono sicuro che troverai degli spunti interessanti. Questi sono gli errori principali che vengono commessi quando si progetta o arreda la propria casa. Se sei interessato a saperne di più o a scoprire altri sbagli ricorrenti, scrivilo tra i commenti sotto al video. Sono curioso di sapere se hai notato questi o altri errori all'interno delle case di qualcuno che conosci. Spero che gli argomenti trattati oggi ti siano d'aiuto per rendere migliore la tua abitazione e per progettare nel dettaglio la tua casa ideale. Se il video ti è piaciuto, fai clic su like e condividilo con altre persone che potrebbero trovarlo utile. Ti auguro una buona giornata e non vedo l'ora di rivederti nel prossimo video.